Partito? Sì. Bene, mi sono dimenticato di spiegarvi queste cose qua, le potenze di 4, di 6 e di 9. Anche qui, nonostante ci siano potenze di 4, di 6 con esponenti così alti, le tavole possono venirci in aiuto, le tavole e anche le proprietà delle potenze. Chiaro? Allora, vediamo un po'. 19 alla quarta, devo trovare 19 alla quarta. Naturalmente, sul nostro libro, delle tavole numeriche, noi abbiamo che 19 alla quarta, cioè le potenze quarte non ci sono, si arriva fino alla potenza del cubo, vedete potenza 3 con esponente 3, potenze con esponente 4 non ci sono. Ma potrei avere, come dire, escogitare un escamotage, quale? Beh, noi sappiamo che 19 alla quarta, se io applico le proprietà delle potenze al contrario, 19 alla quarta è dato da 19 al quadrato elevato al quadrato, cioè la potenza di una potenza. Giusto? Perché devo fare 2 per 2, 4. Ora, ma 19 al quadrato posso andare a trovarlo sulle mie tavole numeriche? Certo, fa 361. Quindi, al posto di 19 al quadrato, scrivo 361 al quadrato. E 361 al quadrato è pari a 130.321, sempre usando le tavole. Chiaro? In maniera diretta, cercando gli endes e poi andando qui, nell'altra colonna. Lo stesso discorso dicasi per 4 alla sesta. Se io applico le proprietà delle potenze, al contrario, 4 alla sesta la potrei scrivere come 4 al cubo elevato al quadrato. 4 al cubo, vabbè, lo trovo con le tavole, andando a prendere il 4 su n e saltando su n al cubo, fa 64, che rimane al quadrato. Vado a vedere quanto fa 64 al quadrato, andando a cercare in n, e mi trovo 4096. Per ultimo, 5 alla nona, e 5 alla terza, la terza. Quindi, 5 alla terza, lo posso andare a trovare 125. 125 al cubo, anche qui lo posso trovare con le tavole numeriche, 1.953.125. Uso quindi delle tavole numeriche. Ragazzi, l'esercizio più difficile delle tavole numeriche è questo qua. Chiaro? Dovete stare attenti, vi darò degli esercizi, se ci sono ancora delle spiegazioni da dare, chiedetemele, ma questi sono esercizi molto importanti.